lui compie una magia, che è quella che ci ha sottolineato, cioè è venuta fuori abbastanza da tutti, però sottolineato con la parola giusta, perlomeno partiremo da quello, adesso lascerò la parola ad Alessandro, da Mauro, fiducia, cioè cerca di creare un rapporto di fiducia con questo film, quindi cerca, e l'avete sottolineato tutto, degli argomenti comuni, e il cane, i Marines, ok, ma la stessa cosa viene anche in Cioccolatte, anche lei indaga, per cui, ma lo faremo poi domani questo lavoro, tutti e due usano domande, cioè cercano attraverso le domande e cercando di indovinare qualche cosa di entrare, e l'avete detto tutti quanti, nell'altro per creare una sintonia e quindi poi governare, guidare in qualche maniera in un'altra direzione. Quando sei attraccato, come reagisci? Volevo chiedervi questo, nello sport, nella vita, nel mondo, nel lavoro, oltre a questo comportamento, quanti altri comportamenti conoscete? Oltre all'attacco, che cosa c'è? Difesa. Poi? Temporeggiamento è qualcosa di diverso da attesa o è qualcosa da stare più strategico? Fabio Massimo non stava solo ad attendere. Provocava l'attesa, produceva l'attesa. Altro? Compassione. Beh, no. Meraviglioso. No, pesante, se no. Scusa Renato, la compassione non è un comportamento, è un sentimento. Qualcosa, quali comportamenti provoca la compassione? Azioni possibili. La compassione che azione può provocare? Indifferenza. No, rabbia. Quindi diciamo posta rabbia? Rabbia. È un altro stato d'animo, non è un'azione. Non è un'azione. Allora, attacco. この方選手の上段をですね、捌いておいて腰を落としての中段の突きですね。これは立派ですね。Questa compassione la lascio un attimo sottolineata perché può stare dietro quasi tutti questi atteggiamenti. Certo. Però azione. È totale indifferenza? No? Azione indifferenza? No, è uno stato d'animo. No, no. Risposta all'attacco. Sì. E come la chiami? Lo chiami contrattacco. Difesa. C'è l'attacco. C'è la difesa. C'è difesa e contrattacco. E c'è l'anticipo. La schivata è un'azione che troppo spesso si sottovaluta perché viene considerata nella maggior parte dei casi codardia, viltà, incapacità, paura, cioè viene considerata l'azione effetto della paura. Ma se io sono, puoi dire un attimo Paolo? Se io sono di fronte a lui, mi rammetto che questo è un quarto tanti granate. Tirami un po'. No, ok. Fai quello qui. No, tirami. Ok. Io lo vedo, posso benissimo fare questo. Posso fare questo. E posso a un certo punto, quando lo vedo partire, questo. Questo è l'anticipo. Questo è l'anticipo. È il mio pitbull. E io posso, quando a un certo punto controllo l'azione, io vedo. C'è un cane, tu vai, cioè io vedo che non sono in pericolo e mi muovo. Però a me piace moltissimo quest'altra tecnica che non so se Gianluca, chi di voi era? Diversivo.
Guardate qua, adesso attacco io. Attacco io, faccio delle copie. Difenditi, sì. Pinta. Perché lui me ne dà per davvero? Se io muovo per tre volte un pugno, qua c'è paura. Cosa succede? No. Ma guardate i versini. Io muovo per tre volte questo pugno, alla quarta volta lui si aspetterà questo pugno. Io arrivo con questo. Mi metto di qui, faccio due o tre volte un disturbo. A un certo punto lui toglie il piede e gli arriva un pugno in faccia. Pensate. Mohamed Ali, campione del mondo di questo gioco qua, lui andava sotto e faceva così, si metteva a ballare, faceva questo, faceva, e quello lì guardava la mano, pum, gli arrivava cazzato sul muro. E nel pugilato non si usano i piedi, e gli arti marziali si usano i piedi. C'era un sacco di combattenti che fanno, non tirano calci, però muovono le gambe. Man mano che io muovo le gambe, la sua attenzione andrà sui miei piedi. C'è un modo, e questo è fondamentale in questo gioco, c'è un modo di guardare l'avversario. Quello che diceva Paolo, no? Guardarlo da vicino o guardarlo da lontano. Se io mi avvicino qui, io vedo il bottone, vedo i quattro buchi del suo bottone. Se io mi allontano, vedo la sua figura. Se io mi allontano ancora, vedo la sua figura nel contesto. Io non posso vedere da questa distanza cosa sta facendo il mignolo del suo piede. Da questa distanza posso vedere. L'arrabbiato come la vede? L'arrabbiato vedo che finisce. Ti conta il bottone. Analizza su un punto solo. Buona parte della mia azione strategica di combattimento sta nel suscitare la sua rabbia. Guardate, banalmente, lo insegno nel primo corso di difesa personale. Se hai di fronte uno grosso, fagli così. Perché impedisci la vista. Mettigli la mano, dopodiché quando gli puoi fare qualunque cosa. No? Avete presente le bombolette di difesa personale? Cosa serve la bomboletta? Neutralizzo l'unica cosa che non ha la cinesi. Che è uguale a me, insomma. Ecco, no? L'unica cosa su cui lui è pari a me. Anche a livello linguistico, perché poi entriamo nel linguaggio, ci sono tecniche di attacco, ci sono tecniche di difesa, difesa e controattacco, ci sono tecniche di schivata. Meravigliose le tecniche. Lascia che si stanchi. Lascia che lui. Avete presente non il pugilato, non il karate, ma la Thai box. La box thailandese. Quella con il calcio. La box thailandese è fatta in questo modo. Per esempio, con i calci non si può colpire alla faccia, non si può colpire alla pancia, si può colpire solo le gambe. Se io faccio, non ti faccio male, solo questo lavoro. Vedete la vecchia, quella che ci facevano da ragazzi, la vecchietta. La ginocchiata qua che te ne fanno una di qui e tu ti sei inchiodato a terra. Cosa fanno? La tibia è un osso a punta, è un osso spigoloso. Se io picchio con la tibia sulla sua guaina muscolare, la guaina muscolare interrompe la circolazione e lui è fermo. Non gli ho fatto male, però l'ho bloccato. Quando tu ti vedi questi galletti che ti s'alternano e non li vedi più, però a un certo punto riesci a picchiare due volte calcetti del polvere, non succede niente a me. Ma lui non a me sì. A lui non è quando è fermo, allora incominciano a lavorare di pugno. Ci sono delle tecniche per immobilizzarlo, ci sono delle tecniche per schivare, ci sono delle tecniche per anticipare.